Ciao Bethes.it, ma che bello quando ci si scambia, quando ci si scambiano i fluidi corporei, c'è ancora qualcuno che lo fa, ma anche quando ci si scambia, diciamo, quando c'è un passaggio di testimone e quando ci si scambia una prassi, una pratica, che è anche un'ideologia. Che bello quando un regista che è stato svezzato da un grande produttore, Roger Corman, un giovanissimo Timur Bekmambetov che è stato svezzato da Roger Corman ai tempi di Gladiatrix, quando gli disse fai il gladiatore con le donne buone in un buco di 2 metri, e quando gli disse anche fai Escape from Afghanistan perché è appena scoppiata la guerra in Afghanistan dopo l'11 settembre. Che bello quando Bekmambetov mi raccontò questa sua scuola cormaniana, era quasi commosso. Che bello che adesso Bekmambetov faccia la stessa cosa con dei registi molto più giovani di lui, esattamente come fece Roger Corman con lui tanto tempo fa, alla fine degli anni 90. E adesso Timur lo sta facendo e lo fa alla grande. E lo rifà, nel senso che si diverte a fare dei film che sono anche degli esperimenti molto positivi anche dal punto di vista commerciale. Hardcore! Che mi piacque moltissimo, Dostai, via qua. Hardcore girato con una GoPro, a differenza di quei mattoidi di Rondinelli, Guaglione e Resinaro che hanno girato il bellissimo Ride che è andato troppo male al botteghino e invece doveva andare meglio, ma va bene, un altro discorso. Con una marea di GoPro l'hanno girato, invece questi furono un po' più furbi. Ilya Naishuller, che aveva fatto un videoclip che aveva interessato l'ottimo Bekmambetov, girò Hardcore Henry. Let me down easy, che partiva con questa canzone stupenda degli Stranglers, ma vabbè. E in italiano era Hardcore ed era appunto un esperimento, ma il commercio è sempre visto da questi qua. Sperimentazione e mercificazione non sono due cose che per questi devono essere separate. Noi stiamo proprio anni luce lontani. Vabbè, in Italia non ne parliamo, siamo nel medioevo dal punto di vista ideologico, non arriviamo proprio a concepire questa cosa. 16 milioni di incasso mondiale su 2 milioni di budget per Hardcore Harry. E con Searching abbiamo fatto ancora di più. Con Searching abbiamo fatto 65 milioni a livello mondiale su un costo molto molto ridotto. Di nuovo prodotto da Bekmambetov, di nuovo anche un americano di origini indiane alla regia, e quindi anche diciamo nuove generazioni di cineasti che arrivano con passati diversi, meticci, interessanti, mischiati, ci piace. Lui, io ci ho anche parlato al telefono, fighissimo. Anish Shaganti, anche lui contentissimo di raccontarmi, vedete come tutto si scambia, contentissimo di raccontarmi di Bekmambetov e del coinvolgimento con Bekmambetov. Timur, lo sappiamo, è un regista anche molto affermato, che si è quasi anche fermato per lavorare con i ragazzini, dopo essere stato svezzato da Corman. Quindi Searching è il nuovo film prodotto da Bekmambetov, lo dirige questo regista nordamericano indiano, di origini indiane, classe 1991. È un film dove John Cho non è Sulu, ma è solo. Lui che è stato Sulu nella saga di Star Trek, lui che è stato Harold nella saga con Harold e Kumar, ma è stato soprattutto Sulu. Qui è solo. È un padre di una sedicenne che scompare. Se mia moglie vede questo film, anzi se mio marito, per essere più corretti, vede questo film, va fuori di testa, perché è una specie di chi l'ha visto, vissuto dal punto di vista di un parente che fa le investigazioni. E mio marito, che sta sempre a vedere chi l'ha visto, quarto grado, tutte praticamente se rifà, se vede questo film va completamente fuori di testa, perché attraverso le soggettive di computer e smartphone, ecco, finalmente li posso inquadrare. Questo è il mio nuovo cellulare, guardate che carino che è, eh? Vi piace? C'è una mia amica che dice che questa è poco arrabbiante, sta cosa può essere. Questo è il mio vecchio cellulare, un soldato, un eroe di guerra, ha fatto 4 anni di video recensioni di merda, adesso c'è la camerina. Te voglio bene, sei stato veramente un soldatino. Oh. Questo è il computer, non so se si vede, ma col grandangolo sì. E qua John Cho, in questo film molto bello di Anish Shaganti, a parte che comincia come app della Pixar, stavo già a piagne, quindi c'è tutta una idea di montaggio di vita insieme attraverso le nostre vite. Sui social, ma non solo, attraverso le nostre vite, che sono delle fotografie che noi conserviamo, una cosa struggente. Quindi un'app per la Google Generation, un inizio che è app per la Google Generation, e poi c'è questa investigazione
Già Catfish, dei miei adorati, pure con loro ci ho parlato al telefono. Anish mi sono già innamorato, fighissimo, era troppo felice. Quanto è bello per un critico di merda come me parlare con un regista che è all'inizio e che è felice. È una cosa che probabilmente mi sta facendo continuare a vivere in questo momento della vita. E esattamente come parlare al telefono con quei geniali ragazzacci che ormai sono vecchissimi, perché Catfish fu un fenomeno di 10 anni fa, che raccontava appunto, mamma mia, per noi vecchi analogici, fisici, mamma mia, cosa puoi trovare nell'internet? Catfish fantastica, è diventata anche una serie TV di Joost e come si chiama? E Shulman, fantastici. E Searching praticamente è John Cho, che è solo e non è Sulu, e praticamente attraverso tutte le memorie social e non solo della figlia su internet la cerca disperatamente. Quindi è un'indagine, è un film che scorre, che è una meraviglia. Beckman Bedoff produce, sto geniale regista indiano che l'aveva tutto visualizzato e che l'ha girato in pochissimo tempo, perché praticamente aveva fatto tutto già un rough cut per spiegare alla troupe come farlo, con lui che faceva tutti i ruoli, fighissimo come si lavora bene in questo modo. Ci sono pochissimi attori. C'è lui che è il padre, fantastico, John Cho alla massima potenza. C'è una grandissima attrice di una famosissima serie TV. E poi c'è la giovane, la figlia, e poi c'è magari il fratello di lui, insomma, e qualche poliziotto, e qualcuno che lui incontra. Insomma, una grande indagine come Catfish, inquietantissima, con tutti questi rumori. Un sound design della Madonna per quanto riguarda. Quindi è un film interessante, perché magari voi che siete cresciuti appunto proprio già là dentro, che avete un sacco di problemi per questo, potreste trovarlo noioso, mentre noi vecchi di merda che correvamo nei prati e facevamo l'amore e lottavamo con le spade quasi e gli scudi, invece noi ci ingrifiamo da morire, noi vecchiacci del Novecento, e pensiamo, ma i giovani sono così, i giovani sono così. E ci sentiamo molto moderni quando amiamo Searching di Anish Shaganti. Magari voi invece, giustamente, cioè quelli sani di voi, magari invece vedono l'albero dei frutti selvatici di Gelan, dove non c'è un computer inquadrato in tutto il film, e la gente passeggia e si mette a flirtare sotto gli alberi vecchi da 150.000 anni, e voi fate: che figata, ma i vecchi sono così! Ma un tempo era così! Quindi noi e voi, diverse generazioni. Incontri, scontri, confronti. Oh, sto film è una figata pazzesca, scorre che è una meraviglia, è un gran thriller, è anche un giallo, divertitevi a capire sta figlia dove è finita. Ovviamente il padre, entrando nella vita social della figlia, entrando nel computer della figlia, scopre l'inaspettato, e però tutto questo è drammaticamente e cinematograficamente affascinante. È coinvolgente, questo è il cinema. E che belle queste generazioni che si incontrano. Tutto era cominciato quando un vecchiaccio americano che aveva scoperto tutti, Coppola, Scorsese, Bogdanovic, scoprì un russo di nome Beckman Bedoff, e Beckman Bedoff adesso sta facendo lo stesso con gli altri. Questo è bellissimo. Ciao, Bad Taste!